Vista la gravità della patologia, per i pazienti con malattia all'aorta toracica serve più che mai un approccio multidisciplinare. In questo scenario è fondamentale l'azione svolta dal cardioanestesista, soprattutto per la gestione del paziente e delle complicanze prima, durante e dopo l'intervento, ma anche per monitorare la tenuta d'organo dopo l'intervento stesso. Ne parliamo con il dottore Scuderi, cardioanestesista. Dunque, vogliamo intanto fare un focus sull'importanza della vostra figura. Il ruolo del cardioanestesista è quello fondamentalmente della stabilizzazione delle funzioni d'organo, un compito che inizia già al momento in cui il paziente arriva nel reparto e quindi è suscettibile di un trattamento chirurgico. Significa preparare la sala operatoria, preparare ciò che serve in sala operatoria per poterlo gestire correttamente. Quindi fare in modo che il paziente possa, tra virgolette, tollerare nelle migliori condizioni possibili l'intervento endovascolare o open, e fare in modo che il paziente, una volta completata la tecnica chirurgica, possa anche andare nel luogo di stabilizzazione definitiva, quale la terapia intensiva, della chirurgia vascolare o la rianimazione, recuperando quanto più possibile e in maniera ottimale le sue funzioni d'organo. Quando parla di complicanze, a cosa si riferisce? Fondamentalmente alle complicanze che sono legate alla patologia in atto, quindi l'emorragia grave, e la morte cardiaca improvvisa che può intervenire anche durante l'intervento, legata proprio alla gravità della patologia stessa. Ma non dobbiamo dimenticare, e questa è una informazione molto nota anche ai medici di famiglia, che purtroppo la patologia aortica non sceglie il paziente, per cui molte volte vengono interessati pazienti che hanno già delle patologie in atto, quali una broncopatia cronica, un'insufficienza renale cronica o una cardiopatia, tutto un insieme di patologie quindi che non fanno altro che alterare e peggiorare il quadro già di per sé grave al momento del ricovero. Come cambia il ruolo e la funzione del cardioanestesista rispetto ai tre esempi tipici di intervento, chirurgia aperta, ibrida o endoprotesi per esempio? Allora, il mondo della cardioanestesia gira ormai attorno alla filosofia del goal directed therapy, cioè dobbiamo cercare di capire cosa di bisogno realmente il paziente, se ha bisogno di liquidi, se ha bisogno di ottimizzare la funzione cardiaca o ha bisogno di ottimizzare tutto. Attraverso questo noi riusciamo a capire, quindi attraverso una strumentazione adeguata, riusciamo a capire anche in maniera preventiva quali sono gli accorgimenti da porre in atto per evitare che il paziente possa andare incontro alle complicanze precoci e quindi superarle di concerto con il chirurgo vascolare e ottimizzarlo in funzione dell'intervento che viene svolto.